Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Caterina Santa, alla fine di questa novena lascio nelle tue mani la mia vita e il mio cuore. Gesù ti ha detto: ti amo tanto che chiunque mi chiederà grazie in tuo nome lo otterrà. E io oggi chiedo a Gesù in tuo nome questa grazia che tanto desidero, chiedere la grazia. Per quell'amore straordinario che hai avuto nelle sofferenze, nel patire di invisibili stimmate e dei dolori della passione, attirando grande ammirazione per la pazienza e la serenità con cui hai affrontato queste tribolazioni, ti preghiamo di ottenerci la grazia di sopportare con cristiana rassegnazione e persino con santa letizia le croci che il Signore permette nella nostra vita per poter partecipare alla pienezza della beatitudine per l'eternità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera scritta da Santa Caterina da Siena. O Spirito Santo, vieni nel mio cuore, per la tua potenza attiralo a te, o Dio, e concedimi la carità con il tuo timore. Liberami, o Cristo, da ogni mal pensiero. Riscaldami e infiammami del tuo dolcissimo amore, così ogni pena mi sembrerà leggera. Santo mio Padre, dolce mio Signore, ora aiutami in ogni mia azione. Cristo amore, Cristo amore. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Caterina, prega per me. Il peccatore. Un giorno un grande peccatore resisteva alla grazia di Dio assolutamente. Non voleva troncare la vita di peccato. Figlio mio, gli disse la santa, se sapessi quale sacrificio io abbia fatto per te, lasciai temporaneamente il paradiso, ove avrei potuto godere senza misura, e sono ritornato in terra a patire per procurare anche a te l'eterna felicità. Parlò con tanto slancio del paradiso che il peccatore si convinse a tornare a Dio. Chi potrebbe mai palesare i fiumi di lacrime, i profondi sospiri, il fervore dell'orazione, i pianti a singhiozzo, gli incredibili sudori coi quali giorno e notte si affannava per impetrare dal suo sposo per ciascun uomo la salvezza? Così testimonia il suo padre spirituale e figlio spirituale, padre Raimondo da Capua. Una volta, essendo in estasi, fu udita parlare con il suo sposo così: Signore, come potrò essere contenta fino a che uno solo, creato come te, a tua immagine e somiglianza, perisca? Io non voglio che nemmeno uno dei miei fratelli si perda, voglio che tu li guadagni tutti a maggior lode e gloria del tuo nome. Se la tua verità e la tua giustizia lo permettessero, io vorrei che l'inferno fosse distrutto o almeno che nessuna anima vi scendesse. Se salva l'unione della tua carità, io fossi posta sulla bocca dell'inferno per chiuderla sì che nessuno vi potesse più entrare, sarebbe per me
cosa graditissima, perché così tutti si salverebbero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.